sei su Onda Libera. The best music in the world. The best music. My favorite station. Buon ascolto. Di nuovo in diretta, special guest, puntata di martedì 12 maggio 2015. È arrivato anche il momento di collegarci telefonicamente. Con chi? Ve lo dico immediatamente, con Cristiano Parato. Buonasera Cristiano. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Buonasera a tutti i radioascoltatori. Tutto bene, grazie. Intanto grazie per essere qua, seppur virtualmente, però l'importante è esserci e soprattutto per l'orario, visto l'orario di martedì sera. È un orario un po' atipico per un collegamento. È un piacere esserci. Bene, allora Cristiano, che è un bassista compositore in primis, e poi comunque questa sera hai da raccontarci qualcosina in merito ad un tuo lavoro, il tuo ultimo lavoro, che vede anche la collaborazione di personaggi di un certo livello. Dai, parlaci un po' di tutto questo. Guarda, il mio ultimo lavoro, che è uscito il 28 di aprile, si intitola Still, con le edizioni di Videoradio, edizioni musicali del mio amico Beppe Aleo. E cosa dire, è un album molto ricco, soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni, perché ci sono 6 ospiti di caratura internazionale. Ricordiamo i batteristi, che sono Dave Weckl, Dennis Chambers e il nostro italiano Lele Melotti, poi Luca Scarpa alle tastiere, Ricky Portera alla chitarra, poi ovviamente ci sono io al basso, Mike Stern alla chitarra. E ti dico, è un album molto, molto ricco e sono veramente soddisfatto. È stato un lavoro lungo, però alla fine ha portato i suoi frutti. Beh dai, comunque sono tanti e di caratura, giustamente, come vogliamo ricordare, come dicevi te, internazionale. Da dove nasce l'idea di creare un album, soprattutto avvalendosi di queste collaborazioni? Ma intanto il terzo album che esce con Videoradio, e quindi avevo già fatto 2 album precedenti in cui avevano già suonato Dave Weckl e Mike Stern, in quello precedente Scott Henderson e Lele Melotti. In realtà questo album era nato con, doveva avere altre caratteristiche, doveva essere una sorta di collezione, dove volevo risuonare brani degli album precedenti in una chiave diversa, però facendo suonare tutti i miei amici, gli ospiti che avevano suonato in presenza con me. Difatti da qui il titolo Still, che voleva appunto significare ancora la mia musica con gli stessi collaboratori. Poi ovviamente la mia vena compositiva si è scatenata e quindi ho scritto gli 11 brani che sono contenuti nel disco, e quindi a parte forse uno che l'avevo già proposto in precedenza, gli altri sono tutti nuovi. Ecco. Senti Cristiano, ci puoi dare i contatti, dove trovarti sul web, soprattutto per i nostri ascoltatori? Sì, ovviamente adesso va per la maggiore Facebook, quindi certo, mi possono trovare come Cristiano Parato, e dove si riesce ad essere comunque più veloci anche con tutte le notizie e le novità. Poi ovviamente sul mio sito, che è cristianoparato.com, e anche il sito della videoradio.org. Questi sono i siti principali in cui è possibile sia ascoltare materiale, è possibile ovviamente anche volendo acquistare. Certo. E naturalmente tutte eventuali info sono lì. Sì, sì, si trova tutto lì. Poi ovviamente il CD è distribuito dalla Self, quindi si trova comunque in tutti i negozi. Ok. E ovviamente si trova anche su tutti i portali del web. Ecco, quindi anche digital store. Ma ecco, sottolineiamo questa cosa qua, importantissima, che non è da tutti oggi avere un CD vero e proprio, quindi si trova anche nei negozi, proprio andate lì e lo acquistate fisicamente. Però poi, se rimane più comodo, nell'era del web ci sono i digital store. Se capiti dalle parti di Roma, lo sai che qua puoi venire quando vuoi, sì? Sarebbe un vero piacere, e ti dico, colgo l'occasione proprio per ringraziarti, perché se capito da quelle parti volentieri vi vengo a trovare, così magari si fa qualcosa live, che a me fa molto piacere. Magari, figurati a noi, guarda. Io faccio ancora parte dei musicisti, quelli veri, che preferiscono suonare
dal vivo, che anche se lo studio mi piace parecchio, però dal vivo è un altro. Voglio dire. Va bene, Cristiano, noi ci salutiamo, poi ascoltiamo uno dei pezzi estratti da questo tuo ultimo album, lo ricordiamo, uscito il 28 aprile, che è The Sniper. Ecco, volevo solo aprire una parentesi, che The Sniper è appunto uno dei brani principali di punta del CD, e soprattutto volevo ricordare che sul web si trova il video proprio che io ho girato a New York, proprio il brano del brano The Sniper, e quindi un altro lavoro importante a cui ci tengo parecchio, perché anche come fare i dischi è anche difficile fare i video al giorno d'oggi. Certo. Però si cerca di fare tutto il possibile. Certo. Quindi su YouTube, mi raccomando, sì, per tutti i nostri ascoltatori c'è anche il video. Adesso però noi ce lo ascoltiamo. Cristiano, io ti ringrazio, in bocca al lupo naturalmente per questo ennesimo lavoro, e ti rinnovo l'invito. Tante volte quando capiti dalle parti di Roma, dai, ci sentiamo e chissà, magari è un qualcosina live in studio, eh? Sarebbe un vero piacere, io ti ringrazio veramente tanto, mi ha fatto piacere partecipare alla tua trasmissione. Grazie a te, Cristiano, buona serata, ciao, a presto. Ciao, grazie.
Libera.